Nome. Felice. Cognome. Pirozzi. Anno di nascita. 62. Se dico famiglia, il primo pensiero? È mia moglie. Giuliano, è la tua casa? Sì. I tuoi esempi da seguire? Professore Ciardiello. Professore Vallefuoco. Professore Carlo Russo. E professore Francesco Corcione. Padre Pio, cosa ti ha dato? Tantissimo, perché è stato il mio primo ruolo di... di direttore di struttura complessa ed è stata un'esperienza formidabile. Ora dirigi? L'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Che si prova ad essere un record man? Quanti interventi? Intorno ai 15.000 interventi chirurgici. La sala operatoria è la tua seconda casa? Praticamente sì. Esiste una chirurgia gentile? Certo, che è la chirurgia meno invasiva, quindi la chirurgia laparoscopica, robotica. Operare con un robot disumanizza? Assolutamente no. Qual è la patologia più trattata? Nel nostro reparto è la chirurgia colorettale. Quanto è importante un'equipe? L'equipe è importantissima, non si va da nessuna parte senza i vari componenti di un'equipe. La riabilitazione è un termine applicabile in chirurgia? Sicuramente, perché la riabilitazione non è soltanto motoria, non è soltanto respiratoria, ma è anche psicologica. Cosa sta cambiando nella chirurgia oncologica? Tanto. La chirurgia fa a passi avanti perché c'è anche l'aspetto virtuale. Quanto incidono le emergenze nell'attività di reparto? Intorno al 35%. Da quando dirigi il reparto, quanti ricoveri? Ma in media noi eseguiamo intorno a 1.000 interventi l'anno. Un sogno da realizzare? Il sogno da realizzare è quello di dare riconoscimento didattico all'attività ospedaliera da parte dell'università. Un capitano deve avere un pugno di ferro? Mai, perché si comanda con l'autorevolezza e non con l'autorità. L'autorità porta poco lontano.